La Hydro sarà una, è la prima di tante uscite che faremo, non tutte sull'Hydro ovviamente, verranno fatte su vari argomenti, saranno le tende, le motoseghe, questa è dedicata alla scoperta del mondo idrogeologico, a cosa abbiamo sul nostro carrello Hydro, a cosa funziona, come funzionano le motopompe e giocheremo un po' con l'acqua, con le manichette e quant'altro. Andrea so che voleva dire due parole. Quindi ti lascio la parola e poi avremo Mandy che vi farà un po' di formazione teorica. Dopodiché andremo sul pratico, ok? Allora, prima di entrare nei dettagli, perché poi l'attività di oggi sarà appunto il referente Baroni che organizzerà l'attività al meglio. Però quello che mi interessava iniziare a dire oggi, perché quale migliore occasione di vedere tutti i volontari qua, che visto che con questa pandemia non siamo riusciti a fare le nostre solite riunioni del mercoledì, quindi oggi vedervi tutti quanti qua è veramente una bella immagine. Però è anche vero che, visto che è la prima uscita, è anche vero che devo dirvi alcune cose. Mi tocca dirle in quanto innanzitutto mi voglio presentare, perché tutti mi conoscete, sì e no. Allora, io è vero che dal punto di vista dell'organigramma io sono il vicepresidente, però in seno all'associazione io sono il responsabile della formazione e dell'addestramento dell'associazione. Quindi tutto ciò che concerne alle varie attività che noi faremo vengono da me valutate, se là è il caso di farle, il come farle, ogni responsabile di settore, ogni responsabile o referente di settore metterà giù un piano formativo e metterà giù proprio sul campo il chi fa che cosa, perché queste sono le tre regole dove noi in Protezione Civile per noi è il Vangelo, chi fa che cosa. Ok? Ogni attività ha la sua sfaccettatura dal punto di vista operativo, quindi la andremo a vedere. Oggi iniziamo con l'idrogeologico. Di tutte le attività che noi faremo, al primo posto, e lo devo dire, in quanto responsabile della formazione e dell'addestramento, al primo posto c'è la sicurezza. Qualsiasi cosa noi faremo, la dobbiamo sempre fare guardando la sicurezza nostra e di chi lavora con noi. Quindi, tutto ciò che noi faremo, soprattutto per i nuovi, lo dico, potrà sembrare molto semplice, dice, e quindi uno vuole, è spinto da prendere delle iniziative. No, in Protezione Civile le iniziative le facciamo prendere a chi ha già esperienza sul terreno, ma le iniziative possono portare anche a dei danni, perché voi dovete ricordarvi che un'altra legge non scritta nostra è che noi si lavora in gruppo.